La grande festa investe tutta la città, la partecipazione è altissima, anche se non sempre, come abbiamo visto, controllata. Un altro cuore dell'entusiasmo napoletano è la Galleria Umberto, qui abbiamo Carlo Verna, via con il collegamento. Sì, qui invece le manifestazioni, quantunque estremamente entusiastiche, sembrano essere comunque abbastanza controllate, anche perché il centro cittadino è invaso da una massa di gente, come si può vedere in queste immagini, che non consente tra l'altro neanche il passaggio degli automezzi. Quindi quegli incidenti di cui abbiamo sentito prima, per fortuna qui in centro non possono succedere. Dal punto di vista della cronaca c'è da segnalare soltanto un arresto operato dalla polizia per atti osceni in Piazza Carità. L'entusiasmo, come si vede, è alle stelle, praticamente ogni minuto che passa cresce questo entusiasmo. Sono riusciti mano a mano anche i tifosi provenienti dallo stadio San Paolo a raggiungere qui le strade del centro cittadino. Sembra quasi che questa consapevolezza, che il sogno adesso è realtà, cresca man mano che passino i minuti. Naturalmente la festa adesso potrà avere il suo spiegamento annunciato. C'era stata, diciamo, una cronaca di una festa annunciata già stamattina, quando la scaramanzia era stata in qualche modo travolta già dagli entusiasmi della gente, che ormai già sentiva troppo vicino questo traguardo per potersi ancora impegnare in riti scaramantici. Stasera una serie di manifestazioni in tutte le parti della città, tra l'altro forse quella più spettacolare è l'incendio della porta di Piazza Capuana. La lava tricolore dal Vesuvio è invece rimandata, a quanto ci è stato detto, alla prossima settimana, cioè dopo Ascoli. Si sta invece cercando di avvolgere il vulcano con una gigantesca mega bandiera. Tutte le immagini di questa festa che si svolgerà di qui e nelle ore successive al centro di Napoli saranno trasmesse domani da 1 mattina da una postazione che trasmetterà proprio di qui, con una serie di collegamenti e con la partecipazione del direttore del Mattino, di Don Riboldi, e del vicepresidente del Napoli, Punzo. Al momento l'entusiasmo, come dicevo, è crescente. Posso restituire però la linea allo studio, a risentirci casomai nei prossimi collegamenti.